Siamo in via Friuli nella sede dell'associazione Magni. Questa è un'aula dove i bambini normalmente, come potete vedere, vengono a studiare. Lui è Shabazz, Muhammad Shabazz, ed è il presidente della Magni. Siamo entrati oggi, siamo ristretti oggi, però Shabazz ci ha fatto questo favore, comunque ha aperto la porta di questa aula. Sempre, 24 ore su 24 ore sempre aperta porta per tutti. Quindi vediamo questi bambini molto carini che stanno studiando oggi. Loro imparano, sono dei piccoli, come ci spiega Shabazz, quindi imparano l'urdu, che è la lingua pakistana. Invece loro, essendo più grandi, parlano già l'arabo. Ma questo, diciamo, è una scuola di lingue, i bambini imparano. Non è scuola, a scuola è un'altra cosa. Come associazione? No, per i bambini oggi stanno facendo un'attività, cioè stanno imparando una lingua. Ecco, però la scuola è un'altra cosa. Ok, è un'attività, diciamo, extrascolastica. Papà, chi ha che? Pure io. Sono tutti in italiano, questi bambini sono nati qua. Siete tutti di Castano e vanno a scuola qua a Castano. Ok, va bene. Come si dice ciao in arabo? Questa parola internazionale di Musamani Aslam. Sì, guarda, non so l'inglese, mi dispiace. In urdu come si dice? Questo è un po' la stessa. Senti, Shabazz, ma tu dici qui, i bambini studiano, diciamo, in parlare la vostra lingua d'origine, quindi c'è il pasta e l'arabo, giustamente, e avete di ragazzi fatti la vita della giornata? Loro? Vanno a scuola? No, uno dei bambini, sono anche qui. No, niente, stanno lavorando. Ma lo sai, come dico? Sì, avevano un attimo. Non può andare fuori perché quando c'è prima, quando c'è finisce il tempo di lavoro, può giocare lì mezz'ora, ci sono spazi di giocare, calcio, cricket, quello che vuoi. Okay. È così mezz'ora bambini si giocano almeno. Vabbè, adesso sei impegnato, quindi ce ne parleremo un'altra volta. Come sta andando il progetto? Ne parliamo un'altra volta. Va bene, grazie.